In questo terzo video andremo ad analizzare tutte le fasi del posizionamento degli impianti e del posizionamento dei MUA. Buona visione! Ora devo posizionare gli impianti e devo avere una buona visione del mentoniero. Ho qui le inserzioni del muscolo mentale che non sono ancora state scollate bene, quindi mi approfondisco leggermente per ottenere una migliore mobilizzazione del lembo. Questa zona è molto complessa da scollare perché le inserzioni sono molto tenaci, quindi possiamo andare anche a tagliare in questo modo e ottenere un buono scollamento in quella zona, cercando sempre di non stralciare i tessuti, che è poi quello che crea gli ematomi e i gonfiori postoperatori. Ok, ora posso andare con una matita sterilizzata a segnarmi il mentoniero, la parte anteriore del mentoniero. So che il mio impianto a questo livello dovrà passare 5 mm avanti, ok? La regola dei 5 mm. Quindi in questo caso io potrò partire da questo alveolo tranquillamente, entrare in questo. Non ha senso più di. Potrei partire anche un po' più distale, ma se partissi un po' più distale avrei poi tutte le spire esposte nell'alveolo. Quindi parto dentro l'alveolo, inclino l'impianto, spino, e gli darò questo tipo di andamento in modo da farlo passare anteriormente ai 5 mm. La stessa cosa faccio dall'altra parte, segno la parte anteriore del mentoniero, 5 mm, che se non ti fidi che siano 5 mm lo controlliamo, ok, ce l'ho ormai automatico il 5 mm. Partendo sempre da questo alveolo per lo stesso motivo di prima, andremo a dare all'impianto questo tipo di direzione. L'altro impianto lo posizioneremo qua nella zona del laterale e l'altro qua nella zona del laterale. Una cosa utile da fare è prendere riferimento dal frenulo della lingua e segnarsi o con un buchino o con la matita la zona mediana della mandibola. Questo ci permette di non perdere i riferimenti e di riuscire a mettere gli impianti in maniera simmetrica. Ora partiamo dai distali. L'errore del principiante sarebbe partire qui, quindi in centro all'alveolo. Partendo di qui la preparazione si sposterebbe sempre più vestibolare, avrei poi la superficie implantare che appoggia qui in una zona che probabilmente si riassorbirà ancora un po', quindi avrò poi l'impianto fuori dall'osso e una retrazione gengivale. Allora devo partire da questa zona, marcatamente linguale rispetto all'alveolo. E tengo la direzione che mi sono segnato precedentemente. Facciamo questo. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi parto molto linguale e tengo la direzione che ho segnato prima con la matita, che sono più o meno 30 gradi di inclinazione. Poi vado in questa zona e inizio a preparare sempre leggermente linguale rispetto al centro della cresta, che poi tende subito a spostarsi verso vestibolare, il primo foro, e vado qua e preparo il primo foro. Ora passo alla fresa da 2 mm, sempre premendo verso linguale, per non essere spinto vado a 15 mm abbondanti di preparazione, 1, da questa parte vado a 15 mm abbondanti di preparazione, 2. Dopodiché mi sposto sugli anteriori e tenendo anche con l'altro dito che mi aiuta a tenermi in direzione e puntare più linguale possibile, non con la punta ma col corpo della fresa, vado a preparare 15 mm qua e 15 mm qua. Se l'osso mi dà resistenza esco ed entro per raffreddare la fresa e togliere i truccioli. Verifico ora di essere nel duro, cioè di non essere uscito dalla compagine ossea. Dopodiché passerò la fresa diamantata, questa, che mi consente di rimanere perfettamente centrato sulla prima preparazione, quindi non spostare la preparazione verso vestibolare.
si vede bene qui dove la mia preparazione viene mantenuta linguale, e di nuovo io lavoro un pochino per fresare questa parte di teca linguale e spostare l'impianto ancora un po' più verso quella direzione. La stessa cosa faccio da questa parte. Ritengo ormai queste frese irrinunciabili, perché se io utilizzassi le frese a spirale adesso la mia preparazione si sposterebbe tutta verso vestibolare. Ora, una volta mantenuta bene la preparazione centrata, riverifico questa parte che vedo sanguinare in maniera un po' anomala, ma è posto, quello sarà il primo impianto che metteremo. Vado di nuovo a 15 con la fresa 2.4-2.8. La fresa 2.4-2.8 in questo caso lavora solo nella parte bassa della preparazione, perché la parte alta è già stata svasata dalla diamantata. Ora utilizzo una diamantata di dimensione più grande che mi svasa l'ingresso alla dimensione finale, ma sempre mantenendomi la corretta centratura. In questo modo non vado a spostarmi vestibolare e non vado a creare una fenestrazione, più che altro una deiscenza nella mia preparazione. Può essere utile in questo caso verificare, vista la vicinanza delle due preparazioni, di non avere contatto fra le due preparazioni, e non c'è, posso usare due sonde per capirlo, un po' come in endodonzia quando verificate la confluenza dei canali. Ora la 3, ora passo la fresa da 3, poi proverò a posizionare gli impianti e vedere se la mia preparazione è sufficiente. 1, 2, 3 e 4. Iniziamo ad aprire un 15x3.75 parallel. L'impianto si prende direttamente con il driver dalla connessione, ok? Quindi non ci sono mounter in mezzo che creano difficoltà. E andiamo, visto che si è interrotto il sanguinamento da quell'alveolo, quindi non devo bloccarlo, diciamo, preferisco partire dai distali. In questo modo mantengo la posizione lingualizzata che abbiamo ricercato dall'inizio e procedo a 100 giri al minuto fino a quando ottengo il torque di 30 newton ottimale a 2-3 spire dalla fine. Quindi non preparerò ulteriormente, ma procederò a mano con il cricchetto manuale, torque wrench in inglese, che posso iniziare a far girare subito in senso di avvitamento perché il torque non era eccessivo. Appena sento un torque che supera i 70 newton, allora posso tornare un po' indietro, svitare di due mezzi giri e poi ricominciare ad avvitare. Lo strumento che si vede sul cricchetto si chiama coniglietto, in realtà non si chiama così, ma non so come si chiami, noi lo chiamiamo coniglietto, e mi permette di portare la correzione del MUA esattamente dritta e parallela a quello che sarà l'impianto anteriore, e mi permette anche di verificarlo con i denti superiori andando a far chiudere un po' la paziente, vedendo che l'asticella dei 30 gradi, questa è dei 30 gradi, questa è dei 17, finisce sulla cuspide di stampo dei denti superiori, sulla cuspide palatale. Okay? In questo modo avrò il centro della fossa del dente inferiore corrispondente all'emergenza della vite passante protesica che uscirà, che si avviterà sul MUA. Tolgo, verifico un lieve affondamento dell'impianto nella parte mesiale, quindi avrò un affondamento più importante distale. Verifichiamo che la parte mesiale sia leggermente affondata, mezzo millimetro circa. Ovviamente la parte distale, essendo l'impianto inclinato, sarà più affondata. Questa parte andrà in interferenza con il MUA e dovremo quindi fare uno svaso, che dopo vedremo come si fa. Ora procedo col posizionamento degli altri impianti. Posiziono il distale di sinistra, apra bene. In questo caso mi si ferma un po' prima, allora vado un po' in svitamento col manipolo, riavvito,
li muovo un po' in svitamento col manipolo, riavvito e arrivo di nuovo a 30 newton con 3-4 spire fuori, quindi posso procedere manualmente. Avendo sforzato un po' di più in questo caso, parto con lo svitamento, due mezzi giri, dopodiché vado in avvitamento finché sento che il torque non è eccessivo. Adesso che lo sento forte, svito di nuovo. Se vogliamo, per i neofiti essere sicuri, possiamo fare la procedura di avvitamento utilizzando il dinamometro del cricchetto. Quindi in questo modo vedete che non raggiungo mai i 35 newton. E vado avanti ad avvitare. Quando il torque mi raggiunge e mi supera così in questo modo i 35 newton, allora è il momento di svitare due mezzi giri e a ripartire di nuovo con il dinamometro che ci dà sicurezza sul fatto di non esagerare col torque e non rischiare di rompere la connessione. Ovviamente dopo molti casi di esperienza, poi questa sensibilità verrà manualmente, non sarà necessario controllare il torque tutte le volte. Se arrivo all'affondamento ottimale e il coniglietto è tutto dall'altra parte, in questo caso allora stacco il cricchetto, posiziono il coniglietto più o meno in posizione corretta. Adesso così ho saltato al giro dopo, quindi ritorno indietro. In questo modo e vado ad avvitare con gli ultimi ultime porzioni di giro fino a quando di nuovo ho la barretta dei 30 gradi che sarà parallela all'impianto anteriore. Chiuda leggermente, signora, e verifico che vada a battere sulla cuspide di stampo del dente superiore. Apra, verifico nuovamente di non avere un'interferenza dell'impianto. Intervenza non c'è perché questo impianto va più vestibolare, comunque non arriva comunque, ma comunque si andrebbe più vestibolare e questo un pochino più linguale. Però è sempre meglio essere prudenti. Questa zona anteriore della mandibola, l'impianto mi si ferma a questo livello dove si vede il segno del sangue, troppo poco, quindi aumento un pochino la preparazione per non dare stress all'osso e alla connessione dell'impianto. Allora passo una fresa da 3,2, la passo già anche dall'altra parte, verosimilmente sarà necessario, e poi provo ad andare ad avvitare l'impianto. Vediamo se sarà necessaria anche la fresa da 3,4. Di nuovo mi si ferma a mezzo impianto, quindi potrei andare giù a mano, ma è più prudente anche a livello didattico passare una fresa più grande. Andiamo a posizionare, andiamo a passare la fresa da 3,4. Sente un po' fastidio? Ora l'impianto scende fino a 2/3 abbondanti, possiamo poi procedere col cricchetto. Inizio anche già a posizionare il successivo. Che si ferma allo stesso livello e poi possiamo procedere con il cricchetto. In questo caso non ho il coniglietto perché posizionerò sempre un muò dritto nella parte anteriore. Se posizioniamo un muò angolato è perché abbiamo sbagliato l'inclinazione dell'impianto, cioè la direzione che va verso il cingolo dei superiori deve essere gestita con il posizionamento implantare, non con il muo. Svito un pochino e avvito fino a che sento il torque eccessivo, risvito, riavvito fino ad arrivare a un lieve affondamento dell'impianto. L'unica accortezza che abbiamo, visto che nessuno è infallibile, è quella di portare la correzione del muo, che è indicata anche da questi pallini rosa sul driver, verso vestibolare, verso linguale, in modo che se mai avessi fatto un errore grossolano e il muo dritto fosse proprio sbagliato, potrò poi anche in un secondo momento successivo mettere un muo da 17 che mi corregga verso vestibolare o verso linguale, visto che poi una volta che l'impianto sarà integrato non lo posso più girare.
Qui il torque è già molto importante, quindi faccio due giretti di svitamento e tre in avvitamento per non stressare mai nulla. Ovviamente questa cosa non si può fare con gli impianti conici perché creereste una necrosi, una compressione, una necrosi dell'osso in tono. Si può fare però con i cilindrici, che non danno mai torque sempre superiore in ogni punto, ma sempre solo sulla punta. Questi sono cilindrici a punta conica. Ora vado a posizionare le guide di uno strumento che si chiama bone mill, che mi andrà a svasare la porzione coronale della cresta e permetterà il corretto adattamento dei MUA. Questo è il bone mill, lo andiamo a passare in questo modo. Ok, il bone mill lo passiamo in questo modo fino a quando sbatte sulla testa della vite di guida, in modo da creare uno svaso, soprattutto in quelli posteriori, che ci consenta il corretto adattamento del MUA. Se no il MUA non scende e poi ce lo troviamo svitato quando andiamo a fare le impronte definitive. Vado a rimuovere le viti di guida del bone mill. Rimuoviamo il cercinino di osso che è stato fresato, che a volte resta lì in posizione, che però si sequestrerebbe e quindi creerebbe un problema infettivo. E dopo aver lavato bene, andiamo a posizionare, asciugato e lavato, andiamo a posizionare prima i MUA dritti, ci danno un'indicazione su quella che sarà la direzione dei MUA angolati. Li serriamo a 35 newton. Poi andiamo a posizionare i MUA angolati in questo modo. Il primo, si vede il direttore di parallelismo che è parallelo ai MUA anteriori. E il secondo, di nuovo direttore di parallelismo perfettamente parallelo ai MUA anteriori e diretto verso la cuspide di stampo superiore. Ultimo passaggio è quello del serraggio dei posteriori a 17 newton, 1 a 15 newton, chiedo scusa, e 2. Ok, finita la parte di posizionamento implantare, la prossima volta vedremo poi la sutura, che sarà l'ultima fase. Per la parte protesica dovrete venire a Cuneo al corso, perché non possiamo far vedere anche questa online.